Ciao! Oggi torno con un nuovo video e questa volta parliamo di nuovo di menù settimanale. Mi tolgo quella fastidiosissima domanda che in casa mia era perennemente presente prima che io trovassi la costanza di fare il menù settimanale, e cioè, che cosa mangiamo stasera? Perché se per il pranzo riesco sempre a cavarmela, perché alla fine comunque in casa nostra c'è l'abitudine di mangiare la pasta a pranzo e quindi faccio un piatto unico, carboidrato, la pasta, i cereali, il riso, quello che comunque preferisco in quel momento, il legume, quindi la proteina e poi la verdura. E quindi me la sbrigo con poco. Alla sera c'era sempre la fatidica domanda. Ve lo giuro, sistematicamente, io finivo di pranzare che già pensavo a cosa potevo cucinare per cena. Nonostante molti possano pensare che questa sia una cosa un po' troppo rigida, un po' troppo schematica e quindi non possa fare al caso loro, vi invito davvero a provarci, perché secondo me risolverete tanti tanti problemi legati proprio al cosa mangio. Punto numero uno. Cosa facciamo insieme? Ogni volta noi apriamo il frigorifero. Chi mi segue da tanto e segue i miei menu settimanali sa che io faccio così. Apro il frigo, mi faccio una lista di tutto quello che ho nel frigorifero e poi in base a quello che ho nel frigo e nel freezer ci stilo il menu settimanale. Quindi adesso venite con me. Come avete visto, all'interno del frigorifero ci sono davvero parecchie cose perché sono andata appunto a fare la spesa da poco. Mi sono segnata però tutto su un quaderno, tranne le cose che sono all'interno della dispensa, che so comunque già di avere più o meno in linea generale, e con un quaderno alla mano e penna mi sono messa lì a buttare giù delle idee per cercare di far quadrare il menù in maniera corretta. Ho pensato però, io adesso vi vado ad elencare quello che ho presente nel frigo e voi sarebbe carino se nei commenti mi scriveste una o due ricette che avreste inserito in un vostro menù ideale. Sarebbe secondo me un'idea carina per scambiarsi idee e soprattutto magari una di queste idee o più idee, o anche tutte, dipende da quante me ne arrivano, potrei poi inserirle nei menù futuri. Ricordatevi come sempre che io sono vegana, quindi magari cercate di inserire qualcosa con i legumi, spaziate, siate creativi, io sono aperta a tutto. E magari sarebbe bello che io potessi andare a realizzare queste ricette in video. Ditemi se vi fa piacere, nel caso sono pronta a leggervi e a riproporvi. In frigorifero ho peperoni, sedano rapa, insalata, asparagi, mais, lenticchie, carote, avocado. Questo non capisco. Vabbè. Broccoli, ravanelli, cetrioli, zucchine, cipollotti, melanzane, cavolo cappuccio, tofu, spinaci, piselli, cavolfiori, pasta avanzata in freezer, fagiolini. Cosa manca ancora? Beh, qualche tipo di affettato vegetale, del formaggio vegetale. Vabbè. Tantissimi legumi in dispensa, pasta, riso, quinoa, avena, miglio, farro. Allora, io l'ho strutturato in questo modo. Lunedì farò una pasta con un sugo di piselli e in più un hummus di carote che andrò poi a servire su dei crostini. La sera invece pensavo di fare il tofu croccante, che è quello che faccio impastellato con amaranto soffiato e fiocchi di soia, e poi il cavolfiore in pastella proprio. Martedì invece un risotto con gli asparagi e le lenticchie, quindi come vedrete a pranzo sono sempre piatti unici, completi, faccio proprio tutto in uno. Mentre alla sera pensavo di fare i pancake di farina di lenticchie o di farina di ceci, però a lasagnetta, quindi facevo i vari pancake o le crepe e poi ci faccio la lasagna classica con un sugo magari alle verdure, quindi ci inserisco dentro una melanzana piuttosto che una zucchina, lì le verdure dipende sempre. Mercoledì, metà settimana, meno male, quasi metà settimana se ne aiuta. Allora,
Pasta con verdure e ceci. Ecco, magari potrei fare una pasta alla norma con una crema di ceci per andare a renderla il per il tutto cremosa. Alla sera invece polpette di fagioli e rucola. Quindi le polpette saranno fagioli e rucola insieme e anche lì un'insalata di carote, un'insalata di cavolo cappuccio oppure dei piselli in umido. Diciamo che le verdure d'accompagnamento variano sempre, ma è proprio in base a quello che ho nel frigo, in base a quello che ho voglia in quel momento. Capisco se Greta si è svegliata. Vabbè. Ma proseguiamo allegramente verso giovedì. Ho deciso di utilizzare la pasta avanzata in freezer, quindi la scongelo e la vado a rinforzare con sugo di pomodoro e sicuramente le lenticchie magari frullate per dare cremosità e poi anche qui un'insalata. Alla sera una torta salata di spinaci che pensavo però di fare un pochino diversa perché alle bambine è piaciuta molto l'ultima volta quando l'ho fatta come se fossero delle specie di grissini farciti, quindi ho preso la pasta sfoglia, l'ho ricoperta della crema di spinaci con il legume che decido di mettere all'interno, che può essere anche il tofu oppure appunto qualsiasi legume frullato insieme agli spinaci, e poi ho ricoperto con la pasta di sfoglia, ho tagliato a striscioline, le ho arrotolate, le ho fatte cuocere in forno e poi ho aggiunto una verdura come contorno e a loro è piaciuto proprio il fatto che mangiassero un qualcosa di un pochino più scrocchiarello che la classica pasta sfoglia con dentro il ripieno. Magari come contorno ci faccio delle carote speziate croccanti al forno, che sono quelle che vanno più di moda a casa mia perché piacciono tantissimo a tutti. Venerdì! Allora, venerdì ho deciso di fare della quinoa con peperoni e tofu e invece alla sera farò il mais piastrato perché l'ho comprato proprio con quell'intento, voglio mangiarmelo piastrato con un hummus di cannellini e delle tortilla. Quindi pensavo di andare a piastrare il mais e poi farcire la tortillas con i chicchi di mais piastrato, con l'hummus di cannellini e con qualsiasi altro tipo di verdura, magari farci una guacamole, quindi una tortilla un pochino più scomposta, però poi alla fine fatta un po' a modo mio. Si arriva al sabato, il giorno mio preferito. Perché, vabbè, a pranzo ho pensato un miglio al forno con fagioli e carote, oppure fagioli e asparagi, oppure fagioli e peperoni, oppure fagioli e cosa c'ho ancora? Un'altra verdura, se per caso quel giorno non mi va di mettere le carote, e alla sera la pizza. Pizza. Chi mi segue da tanto lo sa, per me il sabato è pizza. Domenica ho pensato di fare una cosa un po' particolare, se non è bel tempo, perché se è bel tempo andiamo a fare una scampagnata, prendo le bambine e ci andiamo a fare una scampagnata nei boschi e magari faccio una pasta fredda al volo. Però se è brutto tempo, pensavo di fare dei ravioli ripieni di ceci e asparagi, perché nonostante io abbia solo un rametto di asparagi, che ho pensato proprio di utilizzare appunto il martedì insieme al risotto, con i gambi che vedo sempre che buttano tutti, no, non si butta via niente. Cosa si fa? Si pulisce la parte più cortecciosa. Poi io cosa faccio? Generalmente o li cuocio a vapore o li metto in acqua, però preferisco sempre cuocerli a vapore perché mantengono di più le loro vitamine. E poi li vado a frullare insieme ai ceci. Magari li passo alcolino se per caso vedo che sono molto filamentosi perché sono molto duri. La parte finale generalmente è parecchio dura. E poi vado a farci il ripieno dei ravioli. Ragazze, vi giuro, insaporito con lievito alimentare, parmigiano vegano, formaggio vegetale, pepe, un pochino di sale, un po' di paprika. Alla sera io me la vado sempre liscia perché siccome la domenica è bella impegnativa, minestrone. Perlomeno metto dentro tutte le verdure, patate, carote, cipolle, porri, tutto quello che ho in casa, le rimanenze in freezer, piselli, broccoli, eccetera, e vado liscia come l'olio. E così facciamo un pieno di vitamine e inserisco poi naturalmente le lenticchie o rosse o gialle o a volte anche i ceci e poi ci metto un cereale a scelta che possa essere il riso, il miglio, la quinoa, l'avena, dipende perché rimane un pochino più scrocchiarella, però lì vado proprio davvero con tranquillità. Spero di avervi dato qualche idea. Se per caso volete che vi scriva il procedimento di qualche ricetta che vi ha incuriosito, di qualche piatto che vi ha incuriosito, ditemelo che lo faccio con piacere, appena riesco a trovare sempre del tempo. Lo sapete che non vi rispondo magari subito, però poi rispondo tutti. E niente, fatemi sapere appunto quante volte dico appunto. Dico troppe volte. Stella, fatemi sapere. Fatemi sapere. Non devi più dirlo.
Fatemi sapere qual è la ricetta appunto. Fatemi sapere qual è la ricetta che avreste inserito nel vostro menu e niente, ci vediamo al prossimo.